Io mi domando perché non facciano loro un intervento, sanno dove possono colpire, sanno cosa possono fare. Perché secondo me noi siamo impotenti per risolvere questo problema. Sì. Non siamo in grado, non abbiamo i mezzi, non... anche visto che i mass media non ne parlano, se solo tu e qualcun altro, come ti dicevo, perché tu sì. Ci siamo, fai queste conferenze, ben venga, ma siamo sempre pochi sì. Rispetto ai miliardi di persone. Beh, penso di aver finito, penso che tu abbia capito. Vabbè, dove. Posso rispondere? Cioè, dovrei dire perché, questa mi è una rabbia che loro non intervengano. Ecco, questa sì. È proprio una domanda secca. Sì, c'è una parabola nel Vangelo che dice così. I servi vanno dal padrone, che era un proprietario terriero, e gli dicono: padrone, abbiamo scoperto che il nostro nemico ha seminato di notte per farci un danno nel campo di grano, la zizzania. La conosci questa parabola? Ecco. E gli chiedono al padrone: cosa facciamo? La estirpiamo? E il padrone dice: no, lasciamoli crescere insieme, perché se adesso strappiamo la zizzania rischiamo di distruggere anche il grano perché è ancora troppo piccolo. Lasciamoli crescere. Quando il grano sarà giunto a maturazione, sarà facile separare il grano dalla zizzania. Quindi il grano lo metteremo nei granai e la zizzania la bruceremo. Con queste parole il Signore ti ha risposto. Te lo spiego in termini più comprensibili. Noi, ricordami il tuo nome, Giovanni. Giovanni. Noi Giovanni, noi popolo, non abbiamo la più pallida idea della scienza che governa la nostra vita. Noi non conosciamo le leggi che governano la nostra esistenza. Noi, Giovanni, non siamo il corpo. Noi siamo lo spirito intelligenza. Quello che adesso mi ha parlato è lo spirito intelligenza che in questa incarnazione si chiama Giovanni. Quello che ti sta parlando è lo spirito intelligenza che in questa incarnazione si chiama Pier Giorgio. Va bene? Quindi noi siamo eterni, ma noi non sappiamo nulla delle leggi fisiche, scientifiche che governano la nostra esistenza. Non le conosciamo. Noi spiriti intelligenze incarnate, eterni, noi dei, noi siamo dei, ce l'ha detto Cristo, voi siete dei e farete cose più grandi di me. Noi dei in questo momento siamo dei deficienti, perché siamo ignoranti delle leggi che governano la creazione. Noi non sappiamo che il Vangelo non è il libro dove c'è la storia della vita di Gesù. Il Vangelo è un trattato scientifico dove il maestro dei maestri insegna la scienza sacra che governa la creazione e la nostra esistenza. Quindi un trattato scientifico. Quindi gli extraterrestri, Eugenio, il mio padre spirituale, questo grande contattista e padre spirituale soprattutto di Giorgio Bongiovanni, contattista e stigmatizzato, diceva che questi popoli erano i giardinieri del cosmo, sono quegli operai che vanno dal padrone e gli chiedono: padrone, dobbiamo strappare subito la zizzania? E il padrone, che è Dio, gli dice: no, aspettate, perché se no, strappando la zizzania, uccidiamo il grano. Quindi, essendo noi ignoranti delle leggi che governano l'evoluzione di noi stessi, leggi, non credo, non sto per i credo, lasciateli perdere, li potete buttare nel cesso, non servono a nulla. E la parabola di Cristo ci dice che c'è un processo di maturazione di coloro che nella scrittura sono chiamati eletti, che deve giungere a un certo compimento prima che gli operai di Dio, cioè gli extraterrestri, intervengano. Quindi Dio impedisce a questi esseri di intervenire perché deve aspettare che il numero di coloro che devono essere salvati sia compiuto.
quando il numero sarà compiuto, Dio interverrà nella storia, fermandola con un atto di forza e ordinando a tutti i popoli extraterrestri che per adesso girano intorno al pianeta di invadere il mondo e bloccare questo scempio. Quindi è solo questione di tempo, Giovanni, e di aspettare e avere pazienza lavorando nella vigna del Signore per entrare a far parte degli eletti.